Buongiorno, ben ritrovati. Oggi diamo il benvenuto a Riccardo Orlando. Riccardo è insegnante di movimenti e danze sacre di Gurdjieff con Shurta ed è qui a Roma, ci troviamo all'associazione TIASOS, proprio per un seminario residenziale nel corso di un weekend di approfondimento delle danze di Gurdjieff. Allora, io subito ti chiedo, Riccardo, Gurdjieff, questo grande mistico armeno, autore di un libro che è diventato anche un cult nel suo genere, Incontri con uomini straordinari. Qual è il valore di Gurdjieff e di questi movimenti, di queste danze sacre, oggi nel 2022? Intanto grazie. Grazie a te. Quello che ci ha lasciato Gurdjieff è un materiale fondamentale anche al giorno d'oggi, lo sento molto attuale. Per chi ha un interesse a ricercare qualcosa dentro di sé. Il lavoro che ci ha lasciato Gurdjieff è per ricordarci che siamo addormentati. E questa è una possibilità, ci dà attraverso la pratica dei movimenti anche, una possibilità di risveglio. Esatto, infatti si tratta di movimenti che apparentemente hanno una loro meccanicità, oserei dire, ma che in realtà una volta svolti nell'armonia, nell'insieme del gruppo, vestiti di bianco, producono una sorta di energia quasi sacra che ci riporta a delle dimensioni davvero antiche, come se la danza fosse un codice attraverso il quale passava la comunicazione laddove, ancora prima della parola, ancora prima della scrittura. E tu hai detto una cosa molto importante: ogni movimento meccanico è collegato a un pensiero meccanico. Come possono i movimenti e le danze sacre di Gurdjieff lavorare sui nostri automatismi quotidiani? I movimenti di Gurdjieff, quelli che facciamo, sono dei movimenti che normalmente non siamo abituati a fare e quindi ci mettono in una condizione diversa da quella che abitualmente abbiamo. E quindi attraverso l'osservazione di quello che mi succede, attraverso quando faccio questo tipo di movimenti, scopro delle cose. E le posso vedere e da lì inizia il Ecco. lavoro, quindi il giudizio oppure uno shock e quindi ecco, questo è attraverso la pratica. Ricordiamo tra l'altro che in questi seminari la musica è live, cioè c'è proprio la pianista che suona al piano musiche composte appositamente per le danze di Gurdjieff. Sono state composte da Gurdjieff e De Hartmann, che era Ecco, il. e ci sono anche dei momenti di sonorità proprio vocale, quindi in cui si lavora anche con la voce. Noi abbiamo lavorato con questa sorta di mantra, io sono. Qual è l'importanza anche del lavoro vocale e non solo del movimento del corpo? Attraverso la voce entro in uno spazio diverso rispetto all'uso del corpo e del movimento. Mi metto in uno spazio più emotivo, per esempio la voce, o il conto, che abbiamo fatto anche quello. Sì. Attraverso il conto faccio sì che la mente la posso utilizzare in un altro modo, poi non sono abituato, perché di solito la mente la usiamo per qual è il movimento successivo, ora cosa devo fare. È E vero. quindi se la Quindi uso nel modo più appropriato, il corpo è più libero di ricordarsi qual è il vogliamo movimento. ricordare per tutti i nostri followers e per chi fosse interessato a frequentare i seminari il vostro sito internet? www.movimentidanzesacre.it. Ecco, le danze sono aperte a tutti o ci vogliono dei requisiti e esperienze Sono precedenti? aperte a tutti, anche Aperte a per chi è la tutti? prima esperienza, non occorrono particolari doti fisiche o esperienze di danza, Ok, non si lavora occorre. ogni volta su coreografie diverse. Oggi abbiamo fatto questa esperienza dell'inno al sole, quindi Che questi è una 40 movimenti, preghiera. una preghiera in movimento a tutti gli effetti. Perché ci sono diversi tipi, i movimenti e le danze sono Sì. tantissime e alcune sono delle preghiere. Altre sono delle danze dervisce, quelle più movimentate, più maschili, oppure dei veri e propri esercizi Sì. di allenamento, o
oppure danze molto femminili. Certo, e antiche. Avrete degli appuntamenti in estate? Saranno tutti segnati sul sito web? Sono tutti nel sito web, ce ne sarà uno a breve, l'1, il 2, il 3 luglio, sono quasi sempre in Toscana. Okay. E questo è dedicato esclusivamente agli uomini, e se no a settembre dal 5 all'11, sempre in Toscana, aperto a tutti, un residenziale. Benissimo, allora io ringrazio Riccardo, ringraziamo Shurta, sì. E naturalmente vi invitiamo, se volete, a sperimentare le danze sacre, i movimenti di Gurdjieff, che rappresentano un unicum nel suo genere, proprio a livello di percorso che si può fare emotivo, spirituale, non solo fisico, quindi veramente bisogna sperimentare per poter definire questa esperienza, a parole sarebbe talvolta infatti, riduttivo. Infatti. E il bello è che è un'esperienza aperta a tutti, anche il fatto di vestirsi di bianco crea questa bella vibrazione, questa... Anche una neutralità. Sì, una neutralità, quindi una riscoperta anche un po' della radice. Sì, anche per creare un gruppo omogeneo, perché una persona non spicchi nel gruppo, certo. Ma creare proprio questa entità più grande che quella del gruppo rispetto alla singola persona. Benissimo, grazie mille, grazie continuate a, voi. A seguirci e a seguire magari dal sito le iniziative, se volete sperimentare anche voi le danze di Gurdjieff, danze e movimenti sacri, e a presto per un nuovo appuntamento grazie. Su Viaggio Volti. Ciao!